La gara 125 del Moto Mondiale ha lanciato ufficialmente il progetto della carena tricolore, svelato giovedì scorso qui al Mugello alla presenza del presidente Paolo Sesti. Un omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, in concomitanza con i primi 100 anni di vita della Federazione Motociclistica Italiana. Un senso di identità tricolore che ha accompagnato in gara i due piloti del Team Italia, proprio in occasione del Gran Premio d'Italia 2011, uno degli eventi motoristici più importanti del calendario mondiale. Benvenuti amici appassionati a questa ultima edizione di FM News speciale Mugello. È da poco terminata la gara della 125 e passo il testimone a Marcel Vulpis che intervisterà Tonucci e Morciano, i due piloti del Team Italia FMI. Luigi, allora oggi il finale della gara è stato un po' burrascoso, che cosa è successo? Niente, sul finale eravamo l'ultimo giro, io ovviamente ero la prima RSV, volevo fregarli tutti e era un po' di giri che io li risuperavo, ho fatto una marea di sorpassi durante la gara. Ero quattordicesimo, a un certo punto mi hanno superato sul rettilineo, arriviamo alla seconda variante, la Borgo San Lorenzo Materassi, io scivola in mezzo alla variante, prende Calia e che falcia me. Io sono andato per terra, non sono riuscito a ripartire perché ho dato una botta con la solita parte di chiappa che mi sono già fatto male a Silverstone, quindi ho avuto un bel po' di dolore, infatti ho fatto fatica a fare i primi passi. Niente, la gara a me è piaciuta un bel po' perché sono partito molto bene, ho migliorato la partenza che due o tre gare fa ho fatto un bel po' di sbagli in partenza. Anche la prima staccata tutto bene, ho iniziato a girare col passo di 005-006, i primi 6-7 giri e poi dopo me la giocavo per la zona punti, ero lì con loro, ho fatto un bel po' di sorpassi, mi sono divertito un bel po', all'esterno, all'interno, arrabbiata, ci siamo anche urtati sportivamente sempre. E poi alla fine ovviamente la sfiga, anche questa gara qui, ad Assen la bandiera rossa, qui mi hanno falciato l'ultimo giro e adesso al Sachsenring. E purtroppo sono caduto, adesso al Sachsenring più aggressivo che mai. Alessandro, un commento a caldo sul tuo 20° posto oggi qui al Mugello. È stata una gara un po' difficoltosa per me, sono partito abbastanza bene, solo che non sono riuscito a tenere il gruppetto dei punti, anche se più o meno verso metà gara, da metà gara in poi giravamo sugli stessi tempi. All'inizio ho dormito e adesso per la prossima, per la Germania, vediamo di continuare a lavorare perché dobbiamo assolutamente fare meglio. Che pista è il Sachsenring? Sachsenring non ci ho mai girato, pista nuova, mi hanno detto che è molto molto strana, sembra un cartodromo, quindi dobbiamo vedere un po' di fare un bel weekend. Un giudizio sul progetto Team Italia a una gara dal metà del Moto Mondiale? Beh, noi ci siamo prefissi di analizzare, di fare una profonda analisi giusto al giro di Boa e la faremo. Da ogni punto di vista, non dico che peraltro in questa prima parte della stagione siamo insoddisfatti, non ci aspettavamo molto di più, sapevamo che il cammino era difficile, sappiamo che ci sono parecchi problemi che dobbiamo risolvere, ma noi tutti, il team, la FMI, i suoi tecnici, i piloti stessi stanno facendo un'esperienza, quindi noi andremo avanti in questa direzione serenamente e nel secondo periodo dell'anno io sono convinto che miglioreremo molto i nostri risultati. Un giudizio di sintesi sulla gara sia di Morciano che di Tonucci che ha visto oggi. Morciano ha fatto una gara secondo le aspettative, la caduta all'ultimo giro, come dicevo poco fa anche ai tecnici, ci può sempre stare, la foga comunque della battaglia fratricida, anche se fra due italiani ci sta, è tutta un'esperienza per crescere. Tonucci in questo momento ha un po' di problemi di crescita, ma dobbiamo anche qui valutare bene la situazione, così come stiamo valutando con la sua famiglia e con tutti, e quindi anche lui ha bisogno di una iniezione di fiducia e cerchiamo di dargliela. Allora, è un onore e un piacere essere qui con Giacomo Agostini. La Federmoto già da un anno sta puntando sui giovani e a partire da questo motomondiale ha investito sul progetto Team Italia. È importante secondo te puntare sempre di più sulle giovani promesse?
Direi che è importantissimo, difatti se noi in questo momento non abbiamo dei piloti giovani che stanno crescendo nella 125 è perché purtroppo la federazione si era un po' dimenticata di questo. Fortunatamente hanno capito e adesso stanno facendo quello che devono fare, perché noi vediamo la Spagna che hanno una scuola di ragazzini giovani, difatti la Spagna adesso ha tanti piloti e l'Italia stiamo un po' perdendo, quindi fortunatamente la federazione ha capito ed è sulla strada giusta, sì, ma ci voleva fuori di dubbi, altrimenti piloti non avremmo più avuti. E dopo il cameo di Giacomo Agostini vi do appuntamento alla prossima edizione di FMI News.